tutti i suoi ospiti. Ora invece parliamo della prima iniziativa, che è quella dell'università. Sì, una stazione radio digitale itinerante che se ne va in giro per l'isola, fatta da giovani per i giovani. Allora, vediamola nel servizio di Davide Vannucci. Tu che guardi verso di me, hai visto i tori nel sonno ed hai lasciato Madrid. Scoprire la Sardegna, conoscere meglio l'Europa. A Cagliari è nata la stazione digitale Unica Radio, è stata l'associazione degli studenti universitari, infatti, ad aggiudicarsi il bando dell'Agenzia Nazionale Giovani, l'ente governativo che si occupa dei programmi europei rivolti ai ragazzi. Un pulmino che girerà le periferie anche di questa città, ma anche altre città della Sardegna, per portare l'informazione e le opportunità dei programmi europei su tutti i territori. Sono nate 44 stazioni in tanti territori, tutte diverse, gestite da ragazzi. Seguiremo gli eventi, quindi sicuramente riusciremo anche a coprire i territori e quelli anche più distanti dalla città, e quindi conoscere il pensiero e le opinioni dei giovani ragazzi. ANG in radio, primo network radiofonico digitale istituzionale, è un progetto generazionale che i ragazzi apprezzano per la sua originalità. Il fatto che dia la parola ai giovani, dia loro la possibilità di farsi sentire, non solo raccontando in questo caso, come il nostro slogan, la città che cambia, ma cercare di dargli un taglio anche più europeo. Per noi giovani è sicuramente un'opportunità importante per fare pratica, perché insomma sono poche le realtà che consentono agli studenti universitari, ma comunque in generale i giovani, a dare spazio, a poter esercitare, a poter mettere in pratica ciò che poi hanno studiato sui libri. Europa significa anzitutto mobilità, scambio di biografie e di esperienze. Girare con un pulmino in tanti territori, raccontare come si può partecipare a un Erasmus, a un corpo europeo di solidarietà, raccontato dalla voce di chi ha fatto queste esperienze, siamo certi che potremo arrivare a tanti ragazzi e moltiplicare quello che sono le opportunità. Spiegare ai ragazzi e raccogliere le loro voci. Il mondo giovanile spesso è raccontato solo da un punto di vista di gestione del problema, dobbiamo risolvere il problema ai giovani. Invece c'è anche un altro aspetto, dobbiamo anche ascoltare i ragazzi. Ascoltandoli vengono fuori tante sensibilità. I ragazzi sono sensibili sui temi dei diritti, sui temi del bullismo, sul tema dell'ambiente. Con questa radio, con questo strumento, dando voce ai ragazzi, siamo anche certi che verranno fuori delle tematiche molto interessanti.